Ciao raga, benvenuti. Vi porto un nuovo gioco che si chiama Basketball Arena, dai creatori di Edball 2. Hanno fatto pure questo gioco che credo che è un paio di mesi che già c'è questo gioco e io l'ho scoperto adesso. È un gioco di basket, raga, è un gioco di basket. E adesso vi faccio vedere com'è. Questo qui è il premio qui giornaliero. Ecco, queste poi sono le varie offerte. Questa con i diamanti ma vabbè, no, lasciamo stare. No, per adesso voglio conservare i diamanti. Ecco, vi faccio vedere un po' la schermata. Io ho già fatto un paio di partite, raga. Infatti ho concluso la prima, ci sono le leghe, vi faccio vedere qui dove stanno qui le leghe. Ecco, vi faccio vedere, ecco, io sono nella seconda lega. Ecco, queste sono tutte le leghe. Ho fatto già un paio di partite, ho concluso la prima lega al primo posto. E sono nella seconda lega, questa qui. Poi avanzando, poi si arriva fino nella Hall of Fame, qui nelle leghe più alte. Ancora il gioco, raga. Ecco, sono nella seconda lega ancora. Vedete, sono a zero perché non ho fatto ancora partite della seconda lega. Dicevo, ancora il gioco è no, di nuovo aspetta, ecco. Il gioco è ancora in fase iniziale, diciamo, perché ancora vedete qui clans are coming soon, cioè i clans arriveranno presto, cioè metteranno pure i clan, quindi ancora il gioco deve essere aggiornato, è ancora in fase iniziale, diciamo. E quindi ecco, prendiamo qui le cose, ecco i premi che ho preso arrivando primo nella prima lega. Quindi le casse qui rare, prendiamole, che ci vi faccio vedere che ci danno qui delle cose, appunto le cose per migliorare, come su Edball 2, raga. I creatori di questo gioco sono quelli di Edball 2. Quindi il gioco è proprio ha le stesse, il gioco ha le stesse caratteristiche, soltanto che è di basket. Qui con un'altra carta sblocchiamo Mike. Buono, buono, buono. Quindi, come su Edball 2, ci dobbiamo prendere poi qui i vari personaggi con le carte. Per avanzare i personaggi, poi dobbiamo avere le carte necessarie per, come vedete, già posso aumentare di livello qui quest'altro personaggio che però non mi piace molto. Infatti, non abbiamo sbloccato Mike, che è un personaggio avanzato, come vedete. È un personaggio avanzato di livello, è la carta rossa, quindi è un personaggio avanzato, perfetto, perfetto. Abbiamo adesso Mike, adesso lo mettiamo in squadra, adesso poi vi faccio vedere qui. Ecco, abbiamo preso qui i premi che sono arrivato primo nella prima lega, quindi sblocchiamo pure qui in basso un'altra cassa qui, un'altra cassa rara, vediamo cosa ci dà. Ecco, ancora carte di Mike, buono lì, però servono 25 carte, ancora ne ho solo 3 di carte per lì. Bene, bene così. Sblocchiamo questa qui. Intanto, qui dobbiamo aspettare, raga. Dobbiamo aspettare, non utilizziamo i diamanti per aprire le casse. Qui, raga, non conviene. Conviene aspettare, ci sono, questa è la cassa comune che si apre dopo 4 ore, poi c'è la cassa questa qui che è la cassa rara,
che serve più tempo per queste 8 ore servono per sbloccarsi, va bene. Qui possiamo sbloccare una cassa alla volta, va bene, oppure poi le casse le possiamo prendere nei premi giocando. Bene, vi faccio vedere qui il team e poi iniziamo subito a giocare. Ecco, qui abbiamo il team di 2 giocatori, poi qui ci sono i vari personaggi. Qui ci sono i vari personaggi. Io adesso ho Mike. Adesso mettiamo Mike nella squadra. Selezioniamo, lo mettiamo a posto di questo, va. Mettiamolo a posto di questo. Ok, poi la squadra aumenta. Poi avanzando la squadra aumenta fino a 4 giocatori. Poi all'inizio c'è il tutorial, raga, che vi fa vedere come funziona il gioco. Vediamo qui un attimo. Nello store, ecco, qui possiamo prendere la cassa gratis. Questa è la cassa gratis, prendiamola. Prendiamo, ecco, qui ci dà delle monete. Ci sono le monete e i diamanti, che sono le cose principali che servono poi per prendere le carte e per avanzare. Bene, prendiamoci pure questi premi e adesso poi qui come vedete possiamo spendere i diamanti per queste cose. Io per adesso non sto spendendo diamanti e né denaro, sto giocando per adesso senza spendere denaro e sto accumulando i diamanti. Quelli che prendo nel gioco li accumulo, sia i diamanti che le monete. Le monete poi li potete utilizzare per avanzare. Qui questi sono i poteri, qui ci sono i poteri pure che abbiamo. Bene, giochiamo, giochiamo subito, giochiamo subito. Ecco la prima partita della seconda lega. Questa è la prima partita della seconda lega. Vedete, sono ancora per avanzare, dobbiamo vincere partite per andare nei primi 20 posti, vedete, nell'area promozione, nei primi 20 posti. E ci sono italiane? Sì, ce ne sono italiane qui. Bene, bene, bene. Quindi giochiamo subito, dai, 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 dai. Ancora, raga, devo capire bene bene come giocare al meglio per giocare bene, per vincere. Però comunque ora funziona, vi faccio vedere. Come vedete, il nostro giocatore, quello qui a destra, e qui lui ha utilizzato il potere e 3 punti, 3 punti. E lui sta utilizzando i poteri, lui sta utilizzando tutti i poteri, sta utilizzando tutti i poteri. Siamo 5 a 5. No, che cavolo, mi ho sbagliato io. Ah no, mi ha rubato la palla, mi ha rubato la palla. No, qui ho sbagliato io, qui ho sbagliato io. 7 a 9 stiamo. Dai, dai, 9 pari. Tiro da 3 punti. No. No, mi ha saltato. Adesso ho utilizzato io il potere, essendo che lui. È finita. 16 a 15, 16 a 15, è finita. È finita 16 a 15, per un punto ho vinto. Come vedete, ho vinto per un punto. Bene, bene, bene. Ho vinto per un punto. Io generalmente cerco di non utilizzare
di non utilizzare. Ah, qui devo mettere il potere. Qui ho finito. Qui il potere, quello del ghiaccio. Dopo poi lo metto. Non spendete diamanti per mettere i poteri lì, raga. Metteteli poi. Andate nel menu, nella pagina iniziale, e da lì poi mettete al limite pure un altro potere. Come vedete, noi abbiamo il nostro personaggio che poi può essere sostituito. Che poi può essere sostituito. Mi ha bloccato con. Però lui qui mi ha fatto. Adesso. Dai. Alla fine ho utilizzato il potere. No, mi ha bloccato. Mi ha bloccato. Mannaggia. Mannaggia. Questa la perdo, mi sa. Dai, che pareggiamo. Dai, che pareggiamo. Vabbè, questa l'abbiamo persa. Questa l'abbiamo persa. Ah, lui però già te, lui c'ha tre giocatori, lui vedete, perché poi raga si aumenta la squadra, diciamo il team si aumenta con altri giocatori. Lui già, a parte che lui è a livello 5, io sono a livello 4, quindi è un livello più avanti di me, e c'ha tre giocatori in squadra, io invece ancora ne ho solo due. Bene, vabbè. E va bene, ecco, qui non spendete diamanti qui per queste cose, raga, fate continue e poi li mettete dopo, i poteri. Al limite poi potete uscire qui, cliccando qui nell'angolo in alto a sinistra, e potete tornare nella schermata principale. Per adesso però giochiamo. Tiro da 3 punti, tiro da 3 tiro, ecco, adesso altri 2 punti, bene. Ecco, lui utilizza il potere, quello dei pulsanti, che io ancora non l'ho preso quel potere. 9-2. Quello è un personaggio avanzato, lui sta utilizzando. Alla fine. Altri 2 punti, perché raga, come vedete, se tirate dalla vostra metà campo fate i tiri da 3 punti, invece se vi avvicinate nella metà campo avversaria fate il tiro da 2 punti. Quindi no, qui vabbè. Allontaniamo la palla e l'abbiamo vinta. Beh, 23 a 15, c'è abbastanza distacco. Ci sono pure le emoticon,
Possiamo pure fare qui le faccine con l'emoticon, molto simpatico. Bene, si può anche giocare con gli amici. Come vedete qui adesso possiamo tornare nella schermata iniziale premendo qui nell'angolo in basso a sinistra, qui nella scherma nel pulsante home. Come vedete, queste sono varie offerte qui in cambio dei diamanti, ma io preferisco non spendere i diamanti, preferisco conservare i diamanti per adesso. Ecco, invece prendiamo qui come vedete qui, ecco, adesso ho sbloccato la modalità con la squadra a 3 giocatori. Ho sbloccato qui il team a 3 giocatori. Come vedete, congratulazioni, gioco in inglese, raga, ma vabbè, tanto congratulazioni, tu hai sbloccato il rare coach, cioè l'allenatore qui raro, perché qui c'è l'allenatore che fa parte qui della squadra, ovviamente. Adesso tu puoi usare adesso tu puoi usare 3 personaggi nel tuo team. Quindi bene, bene così, selezioniamo, poi dobbiamo selezionare questo qui, vediamo se lo fa selezionare adesso, lo abbiamo selezionato, ecco adesso vedete posso aggiungere un altro giocatore nel team e metto questo qua, sì, già me l'ha messo in automatico. Qui invece a sinistra abbiamo il totale delle caratteristiche, questo qui è il punteggio massimo di tutti i giocatori. Lui li somma, cioè ad esempio il primo giocatore che so ha velocità 5, il secondo ha velocità 3, il terzo ha velocità 8. Lui somma tutte le velocità e poi qui vedete nella caratteristica qui speed, che è la velocità, è 27. Fa la somma di tutte le velocità che hanno i giocatori. Perciò questa qui abbiamo la somma di tutte le caratteristiche dei giocatori. E quindi questa è la potenza del team, come vedete Team Power 62 o potenza team 62. Bene. Poi avanzando poi sbloccheremo l'altro allenatore che ci fa mettere poi, vedete qui, con 4 giocatori, l'allenatore con 4 giocatori. Bene. Quindi adesso torniamo indietro, ecco, poi qui avanziamo qui in questa modalità per prendere l'altra cosa. Qui i poteri, come vedete avevo io, ho terminato il potere qui del ghiaccio, qui, questo qui. Cosa mettiamo? Posso utilizzare 2 poteri per ora? Mettiamo questo qui, va. Mettiamo questo qui. Lo mettiamo al posto di questo, così. Va bene così per ora. Per adesso va bene così. Poi qui ci sono gli altri poteri, come vedete questo dei pulsanti, io questo lo utilizzerò appena lo metterò tra quelli che utilizzerò di più, il potere cioè di scambiare i pulsanti dell'avversario. Va bene così, continuiamo, facciamo ancora qualche altra partita, dai, dobbiamo andare nella zona promozione. Ah no, già ci siamo, già siamo in zona promozione, raga. I primi 20 qui vanno nella zona promozione, bene così. Quindi già siamo in zona promozione, facciamo ancora qualche altra partita. È molto simpatico questo gioco, molto simpatico, lui ci ha fatto la faccina, noi gli facciamo questa qui. Bravo, bravo. No. Ho utilizzato pure io il potere.
tiro da 3 punti. Mannaggia. Tiro da 3 punti. No, anche lui ha fatto il tiro da 3 punti. No, mannaggia. Parità, siamo pari. Quattordici a 12. Da 2 punti, 16 a 12. 18 a 12. Vada via. Che punto, raga, che punto. Gli ho tolto la palla. Dai, e punto 22. Gli facciamo la faccina. 24-12. Gli facciamo di nuovo la faccina. Siamo a livello 5, raga. Sono salito a livello 5. Bene, abbiamo preso una cassa rara, credo, e 15 diamanti. Accumulate i diamanti, raga, accumulateli, non sprecateli. Quindi prendiamo monete, buono, altri diamanti, ancora carte per Jack, per Tadia, per Roni, che mi manca poco per avanzarlo. Mike, buono. Lì, questo deve essere pure un giocatore forte. Questo deve essere uno dei giocatori più forti pure qui, la carta viola qui. Bene, rare coach. Bene così. Bene così. Vi faccio vedere qui un attimo, non vi ho fatto vedere prima. E poi come vedete qui potete pure acquistare qui i giocatori, qui ci sono delle offerte, ma io per adesso non spendo nulla. Si può giocare, è un gioco comunque vedo abbastanza free to play, quindi si gioca bene pure senza spendere denaro. Volevo farvi vedere. C'era la sezione, forse qui è. Come vedete, poi qui se loggate con Facebook qui vi dà altri diamanti, vabbè. Questa è sezione gift, regali qui, add friend. Come vedete qui potete cercare i nomi di altri giocatori qui, e potete aggiungerli. Poi queste sono invece le richieste di amicizia qui nel gioco. Bene, così. Poi metteranno pure i clan, quindi qui appena metteranno i clan poi sarà ancora meglio. Bene, così. Facciamo l'ultima partita, dai, facciamo un'altra partita. Il gioco è come ha le caratteristiche di Edbar 2, raga. Sono gli stessi creatori, perciò. Però quello è di calcio e questo è di basket. Bello, 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 bello. Va bene. Bene, 4-3 stiamo. Ho utilizzato il potere, mazza, ho utilizzato io la bomba, però no, mi ha scambiato i tasti, mi ha scambiato i tasti, no, mannaggia, tiro le 3 punti. Ah no.
dai, mannaggia, non mi faceva entrare. Non mi faceva entrare. Adesso siamo pari. Questa partita è difficile. Questa partita è difficile. 16 pari. La palla in bilico, raga. La palla in bilico. Tira da 3 punti. Dai, mannaggia, mannaggia, raga. E 25, difficile sta partita. 27-18, prendo distacco. L'abbiamo vinta, l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta. Bene, bene, bene. Bene, così come vedete siamo noni. Bene, gli facciamo un altro emoticon così. Tra l'altro non è possibile aggiungerla agli amici ancora da questa schermata, perché su Edball 2, ad esempio, già dalla schermata qui finale, dopo la partita, poi si poteva aggiungere l'avversario agli amici. Adesso qui ancora no, però ancora devono aggiornarlo. Possibilmente poi faranno in modo che si potrà aggiungere pure da qui l'avversario agli amici. Vedremo. Boh. Ah, qui in alto possiamo prendere qui, c'è qui una cassa qui che dobbiamo, ecco, che qui avanziamo, come vedete. Poi qui c'è il pallone qui da basket che abbiamo raggiunto qui. Il limite, possiamo prendere il premio che ci dà a posto una cassa rara, un'altra cassa rara. Bene, bene, ci dà i poteri qui, quello del ghiaccio che lo avevo terminato. Non spendete i diamanti per i poteri, raga, per prendere le carte, perché tanto poi nel gioco ci stanno poi diversi poteri che potete utilizzare. Ecco, abbiamo sbloccato questo giocatore. Abbiamo sbloccato questo giocatore. Perfetto, prendiamo qui altre. Ah, qui questi sono i contratti per fare qui. Servono per fare le partite pure quei contratti là. Bene. Come vedete qui raggiunto poi il limite, poi vi dà il premio appena raggiungete il limite qui dei palloni qui. Questa qui è la cosa che no, qui dobbiamo, questa già l'abbiamo fatta. Ok, bene, così quindi dai, facciamo l'ultima partita per provare qui il nuovo personaggio, questo qui che abbiamo preso. Facciamo l'ultima partita, dai, l'ultima partita di questo video per provare giusto il nuovo personaggio che abbiamo appena preso. Facciamo l'ultima partita e termino questo video. Poi farò altri video di questo gioco sicuramente, sicuramente. Molto simpatico questo gioco. Ecco, vediamo adesso qui di... Ecco, ha tirato lui. Mi aveva tolto la palla. Pure io tiro da 3 punti. Mazza mia. No, mannaggia. Mannaggia, raga. No, questa la potevo prendere. Ma no, ma che cavolo.
dai, dai, che possiamo. Bel tiro. No. Tiro da 3 punti. Mannaggia, difficile sta partita, raga. Difficile questa partita. Dai. Dai. Dai, no, mannaggia. Per un punto l'ho persa. L'ho persa per un punto. L'ho persa per un punto. Dai, dai, un'altra partita. Dobbiamo finire in bellezza. Neanche la rivincita posso prendere. Cioè, non posso neanche invitarlo di nuovo a giocare. Non c'è il pulsante per la rivincita. Poi forse lo metteranno con l'aggiornamento. Vediamo, dai, l'ultima partita la dobbiamo vincere. Forse questo nuovo giocatore che ho preso è meglio se lo metto, come terza posizione, forse. Non lo metto per primo, però. E adesso. Ma ho utilizzato il potere. E brava, brava. Sei pari. Questa l'abbiamo vinta, questa l'abbiamo vinta. Bene così, bene così. Ah, siamo adesso sesti, siamo sesti, benissimo, benissimo. Ah, come vedete, poi appena arrivate qui nelle prime posizioni, poi già se terminiamo qui questa lega nelle prime posizioni, poi ci dà come premio pure le casse. La prima posizione, quella la cassa, quella migliore, poi le casse rare e poi queste qui, le casse comuni. Va bene, questa lega termina tra un giorno e 23 ore, tra 2 giorni praticamente. Va bene, vediamo se riusciamo ad avanzare in questa lega. Bene così. Bene così. Prendiamo qui. Un'altra cassa rara. Ancora carte di Mike, buono, buono. Bene così. Bene così, raga, vi ho fatto vedere questo nuovo gioco, è molto simpatico questo gioco, provatelo, fatemi sapere che ne pensate, poi appena metteranno i clan qui poi ne creerò uno sicuramente.
Bene, quindi raga, mettete like, commentate, fatemi sapere che ne pensate di questo gioco. Bene così, raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao!